Allora, l'incontro di oggi, di cui insomma ringraziamo Paolo Mereghetti per la disponibilità a venire anche a fare tappa a Piacenza, all'interno del premio CAT, un progetto nato 6 anni fa, curato dall'Associazione Cinemaniaci in collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano, che dà un contributo fondamentale fin dall'inizio, Editoriale Libertà, Regione Emilia Romagna, tante altre collaborazioni, tra cui UCCA, Unione Circoli Cinema dell'Arci, la partnership con Film TV, Coming Soon, spesso se ne è parlato anche a Hollywood Party su Rai Radio 3. È un progetto, un concorso nazionale di critica cinematografica rivolto alle giovani generazioni, è nazionale, spesso i vincitori non sono piacentini, arrivano recensioni da ogni angolo dello stivale, però c'è anche un percorso piacentino locale pensato per le scuole superiori, in particolare il liceo Gioia fin dall'inizio, ma quest'anno anche il liceo artistico per esempio, e incontri vari, tra cui la presentazione del dizionario dei film Il Mereghetti questa sera. Piacenza non poteva mancare nel tour di Paolo Mereghetti, insomma l'ho corteggiato perché nel dicembre 2016 venne proprio al liceo Gioia per un incontro con gli studenti del liceo. Gli avevo chiesto di cercare di rispondere un po' al quesito che cos'è che ti ha fatto innamorare della settima arte, per cercare di avvicinare le giovani generazioni a questa forma espressiva che sembra già un po' non so come dire, sembra che non sia più così necessaria per le giovani generazioni, più su una sua evoluzione, sono più orientati sembra su una sua evoluzione che la serie TV, la serialità. All'interno di quell'incontro avevamo anche aperto una finestra sulla recensione, visto che è un concorso anche il premio CAT, e Paolo Mereghetti ci aveva detto: il segreto, ragazzi, è per scrivere una recensione è non essere superficiali. Ecco, come si fa, cominciamo da qui, a non essere superficiali quando bisogna lavorare a una mole, quando la mole di lavoro è così consistente, se lo prendete in mano il dizionario vi rendete conto di quanto lavoro c'è dietro. Non dovrei essere io che dico che non è, che è o non è superficiale. Quando dicevo che non bisogna essere superficiali era nel senso che bisogna avere un po' di rispetto, secondo me, per l'oggetto che uno ha davanti, per il film. Lo dicevo anche prima, ci sono dei critici che ogni tanto danno l'impressione di essere più importanti loro dei film, usano i film per dimostrare come sono bravi, intelligenti, spiritosi. A me non piace questa cosa, perché è un atteggiamento che non rispetta l'opera che ho di fronte, il film. Anche il film più brutto della terra, e ce ne sono tanti di film brutti perché spesso mi tocca vederli, secondo me vanno giudicati stando un gradino sotto. Il film è più importante. Secondo me questo è l'atteggiamento che evita di essere superficiale, nel senso che ti costringe a prendere sul serio l'oggetto che hai davanti, magari per dimostrare, per dire che non vale niente, che vale poco, che ci sono degli errori che avrebbero dovuto essere fatti in un'altra maniera. Ma questo tipo di atteggiamento, di rispetto per l'opera che uno ha di fronte, secondo me è quella fondamentale. Forse nasce dal fatto che per tanti anni il cinema ha rappresentato qualcosa di importante. Io, come si capisce dai capelli bianchi, non sono diversamente giovane. Nel dizionario c'è quando sono nato, non lo nascondo mai. E un piccolo vezzo, ogni edizione metto una fotografia fatta
pochi mesi fa, questa me l'hanno fatta d'estate, perché ogni tanto vedo dei libri dove c'è la fotografia dell'autore o dell'autrice e sembra che abbiano finito l'asilo il giorno prima, ecco. No, io ci tengo a dimostrare, sono nato nel 1949, quindi quest'anno sono stati 73 anni, e però mi sono appassionato al cinema, diciamo, verso la fine degli anni 50, durante gli anni 60 e 70, che sono stati degli anni straordinari per il cinema, perché erano gli anni in cui finiva la grande tradizione hollywoodiana del cinema classico, entrava in crisi. Cleopatra 63, il momento in cui Hollywood sembra cedere alla montante marea televisiva, e però in Europa era il momento in cui nascevano le nouvelle vague, in Francia ma anche in Polonia, in Cecoslovacchia, in Italia meno, ma comunque anche la Spagna, anche il Brasile, cioè veramente. Sì, veramente era. E erano anni, come dire, dove ti sembrava che il cinema fosse vivissimo, che avesse tantissime cose da dire, strade nuove da inventare. Per cui per me il cinema in quel momento è stato veramente un compagno di vita importante. Ero convinto, lo sono ancora, ma allora con maggiore entusiasmo, ero convinto che il cinema fosse una finestra aperta sul mondo, e io mi affacciavo a quella finestra e bevevo tutto quello che vedevo che c'era. E quindi da allora mi sono portato dietro quest'idea che i film sono delle cose importanti, che quindi vanno trattate con importanza e non con superficialità. Mi arrabbio ogni tanto quando leggo delle brutte recensioni, non tanto perché, ma perché mi sembra che non abbiano rispetto per il prodotto che hanno di fronte. Basta. Vabbè, mi sembra di aver detto abbastanza. Beh, posso dire che quando io faccio la preselezione delle recensioni che arrivano per il premio CAT, quando arriva una stroncatura da un aspirante critico cinematografico ventenne, un po' mi sorprende, dico: ma potevi scegliere liberamente che cosa recensire, scegli proprio un film che non ti è piaciuto. Però poi mi dico anche che forse a volte c'è a quell'età anche una voglia di andare contro, di essere un po' voglia sacrosanta, duri. Ma uno anche nelle stroncature, come dire, basta che non che abbia rispetto per quello che vede. Cioè, uno può anche essere cattivissimo, perché no? Se un film merita di essere trattato, come dire, di essere stroncato, ma va benissimo stroncarlo. Il problema è che, appunto, leggendo bisogna capire che uno ha rispetto per anche per quella pessima opera che si trova di fronte, perché io penso che sia questa la cosa fondamentale. E argomentare sempre, esatto. Sia quando il film piace che quando non piace. Le domande di questa presentazione del dizionario. Scusatemi, trovo un po' d'acqua, adesso muoio. Saranno un po' alternate, un po' sul dizionario, un po' sul dizionario, un po' sul cinema in generale, un po' sull'attività del critico cinematografico. Ma partirei a chiedere, insomma, la scelta della copertina. Quest'anno c'è Marilyn Monroe. È una scelta collegiale, personale, facile, difficile, libera? Libera assolutamente. No, la scelta di una copertina non è mai una cosa facile, perché uno si immagina o spera che abbia anche la copertina un minimo aiuto alla vendita del libro, attiri l'attenzione. E la volta scorsa avevamo fatto Darth Vader con una copertina che aveva fatto abbastanza impressione, tutta nera, con il cattivone di Guerre Stellari di Star Wars al centro. Era piaciuta molto soprattutto ai giovani. E mi sono chiesto che tipo di immagine potesse funzionare. In passato
ho sempre messo film, diciamo, quelli che adesso si chiamano del repertorio, per dire film vecchi, cercando, senza una ragione vera, senza, cioè, cercando di trovare delle immagini di film, di film che mi piacessero o di attori, attrici che mi piacessero e che fossero capaci di raccontare un pochettino la magia del cinema. E questa volta ho pensato a lungo cosa dovevo mettere. C'era stata l'ipotesi Monica Vitti, era morta dopo tanto tempo, e poi però sono anche 60 anni che è morta Marilyn Monroe, e questa fotografia che mi ha proposto mia moglie, nel senso che mi ha detto guarda questa foto è bellissima, secondo me ha una forza straordinaria, è proprio una bella foto in sé. In più Marilyn Monroe è sempre stata un'attrice che ho sempre amato, naturalmente, come immagino qualche milione di altre persone, non è un amore unico, e era talmente bella che ci siamo obbligati a fare le due bande, che sono in qualche modo il segno grafico del dizionario, trasparenti, per farla venire fuori, per non tagliarla del tutto, non tagliare le gambe, così. Anche se il film Fermata d'autobus non è questo capolavoro, però lei è talmente una foto talmente bella, mi sembra, che è piaciuta subito sia all'editore sia ai collaboratori vari. Avevamo trovato anche altre ipotesi, ogni tanto ci scambiamo, mettiamo questa immagine, mettiamo un'altra, ma questa ha vinto. Bene, io do 4 stelle e spesso molti daranno 4 stellette alla copertina, ma anche il dizionario, insomma, che si arricchisce edizione dopo edizione. Questa è la 14ª, se non sbaglio, la prima del 1993, siamo a quota circa 35.000 schede. E un gioco che alcuni fanno a volte è notare dei cambiamenti. Certo. Cioè, sappiamo che non solo si aggiungono film nuovi che arricchiscono il dizionario, ma che una scheda di un determinato film ogni tanto cambia nel tempo, cambiano le stellette anche. Come dire, i film sono come il vino, invecchiano bene o invecchiano male. Ci sono dei vini che dopo 2 anni sono da buttare via, ci sono quelli che invece resistono tanto. E la parte migliore del mio lavoro non è tanto vedere i film nuovi, dove ahimè l'80% spesso è molto discutibile, diciamo così, soprattutto con l'invasione delle piattaforme, ma il piacere è quello di rivedere i vecchi film che sono piaciuti o che, come dire, hanno lasciato un segno nella memoria, per vedere se quel segno, quell'amore hanno ancora qualche ragione d'essere. E per questa edizione ci siamo proprio messi in qualche modo, ci siamo dati proprio il compito di rivedere in maniera globale, se possibile, una serie di filmografie, perché valeva la pena proprio di tornare a confrontarsi. Penso a Fellini, qualche scheda era già piuttosto buona, qualche altra meno, perché il problema, tra l'altro, è anche questo: nella prima edizione del dizionario le schede erano molto brevi, erano molto sintetiche, era così sulla falsa riga di quello che era allora una specie di piccola Bibbia americana, che era il Malti, in un librettino, c'erano delle schede molto sintetiche, spesso che finivano con una battuta, con un aggettivo. A me l'idea delle battute e l'aggettivo non è mai piaciuta tanto, perché dimostra soltanto quanto è magari spiritoso la persona che scrive, ma non che serva poi veramente a capire il film. Ne ho lasciata una sola, mi sembra, c'è un film su Mosè che era così così, e alla fine ho scritto il libro però era meglio, ma era una battuta assolutamente un po' irriverente. Ma in generale, edizione dopo edizione, ho cercato di ampliare le schede, perché la mia memoria, come dire, è peggio del Gruviera, e quindi un bel riassunto aiuta a ricordare bene un film. E non soltanto lui, lei e l'altro, ma anche tutto il contesto che ci gira intorno. E dall'altra parte mi sembra
che i film, soprattutto quelli belli o anche quelli, come dire, a cui vale la pena di mettere delle osservazioni, avessero diritto a un pochettino più di spazio, che la recensione, le informazioni, la parte critica e quella informativa meritassero più che è bello, è brutto, qualcosa di più complesso. E quindi le schede sono diventate lunghe. Se prima erano 4 righe, ce ne sono schede di 100 righe, forse anche di più. E quindi in questo lavoro, proprio perché certi film meritano delle immagini più grandi, delle schede più grandi, si rifanno i film, si vedono e si rifanno. Quindi dicevo, abbiamo rifatto per esempio Fellini, Bertolucci, Mizoguchi e Kurosawa, molto Scorsese, Vassili Shukshin, ma abbiamo rifatto anche le schede di Bud Spencer e Terence Hill, altrimenti ci arrabbiamo. E questi film, perché, come dire, cerchiamo di trattare allo stesso modo i film dei grandi autori e i film, diciamo, che hanno meno pedigree artistico, ecco. Però allo stesso modo abbiamo rifatto i film di Maciste, quelli degli anni 60, li abbiamo rifatti tutti, perché le schede valeva la pena di... Magari il giudizio non cambiava, o qualche volta cambia, adesso non per i film su Maciste, ma... Per esempio, Altrimenti ci arrabbiamo, a 2,5 stelle, molto meritate, con una scheda che spiega bene le cose. Oppure, non so, Il Conformista è passato adesso, che qui certo è un parmense, quindi non dovrei parlare di queste cose, però diciamo Fellini, Il Bidone, è passato da 3 stelle a 4 stelle, nel senso che uno lo rivede e si accorge che è un film straordinario, nel senso che c'è questo... La storia è molto bella, ma soprattutto c'è questa lunga scena della festa di Capodanno, dove a metà degli anni 50 Fellini aveva già capito dove stava andando a finire l'Italia, che aspettava il boom, dove questa ubriacatura di ricchezza che c'era stata stava comportando anche una perdita di valori morali, e Fellini l'ha intuita con i suoi film prima di tanti altri. Sembra già una scena che ci potrebbe stare nella Dolce Vita. È veramente un film. Adesso ho fatto un esempio, questo di Fellini, ma ce ne sono tanti altri di film che sono cresciuti, e altri hanno anche perso qualche una stelletta, magari mezzo. Ma certo, a uno gli piace sempre sapere chi è andato su, chi è andato giù. A me piace più dire: guardate che scheda lunga ho scritto, che ragionamento più complicato, più complesso che ho fatto, perché mi sembra quello lì il modo giusto di trattare i film, e poi da lì dedurre che ha diritto o meno a una stella, a mezza stella in più, ecco. E comunque Bertolucci ci piace molto, anche a Piacenza. No, non so, perché sai, cioè, la guerra Piacentini e tutto il resto è complicata. Vabbè, no, tra l'altro quest'anno sono i 50 anni, se non sbaglio, di Ultimo Tango a Parigi. Sì. Mi viene in mente che recentemente è stato decretato come nella classifica di Sight and Sound la Jean Dillman di Chantal Akerman. Non fatemi parlare di quella classifica, che mi sembra una cosa agghiacciante. Per chi non lo sapesse, la rivista inglese Sight and Sound ogni 10 anni, ha cominciato nel 52 mi sembra, fa un referendum tra i critici e i registi di tutto il mondo per sapere qual è il film più bello della storia del cinema. E per tantissimo tempo, fino a, siamo nel 22, fino al 2002, il primo film era Quarto Potere. Poi nel 2012 è stato battuto da La donna che visse due volte. Io continuo a pensare che Quarto Potere sia più importante per la storia del cinema che La donna che visse due volte, però sono discussioni apertissime. Tutte le altre volte, io faccio, sono 20 anni che faccio anch'io queste, che mi interpellano, fino alla volta scorsa loro chiedevano di mettere i primi 10 film
secondo un ordine preciso, il primo, secondo, terzo, quarto, fino al decimo, e immagino che poi nel conteggio, non so, dessero a chi arrivava al numero 1 10 punti e chi arrivava al numero 10 un punto. Quest'anno, quest'estate, hanno chiesto la stessa cosa, ma hanno detto di non mettere l'ordine, di mettere 10 film che piacevano e basta. Come dire, nella logica che uno vale uno, e in questo modo, secondo me, alla fine della fiera, evidentemente, secondo me, suggestionati A dalla morte per suicidio di Chantal Akerman qualche anno fa, dal restauro del film, e poi da questa, scusate, da questa, posso dire, discutibile mania del politicamente corretto, per cui quando si fanno le cose bisogna sempre stare attenti agli equilibri, a non dimenticare, non escludere nessuno, a dimenticare, vabbè, per queste cose qui immagino che tanti abbiano messo dei film che magari non sono i più belli in assoluto, ma che però devono avere un ruolo. Ma più scandaloso, cioè per me è scandaloso che il film della Akerman, importante ma piuttosto pesante, e è stato importante in un certo momento perché ha fatto capire, cioè per la prima volta, come dire, raccontava la vita quotidiana di una casalinga, costringeva la gente a fare i conti con un argomento che di solito non era al centro dei film. Ecco, è stato importante, gli ho dato 3 stelle nel dizionario, ma ci sono film che hanno significato molto di più nella storia del cinema. Ma con questa logica poi è finito che all'ottavo posto, prima di capolavori assoluti, c'è un film di Claire Denis che io piuttosto mi sparo, non vi dico dove, ma potete immaginare. Cioè, c'è stata veramente questa classifica quest'anno, un collega, un collaboratore del dizionario me l'ha mandata, ha detto è arrivata la classifica di Sight and Sound, c'era il link per vedere, e poi sotto sono ammesse le bestemmie, mi ha detto, perché veramente era, cioè no, non è più il film più bello del mondo, è un po' una scemenza, ecco. Devo dire, sono le perversioni di qualcosa che era partito in maniera corretta, ma che poi mi sembrano sbagliate da portare avanti. Il massimo rispetto per tutto, per tutti, però quando uno deve giudicare l'importanza, cioè vuol dire, se devo giudicare i libri, l'importante è la storia dell'arte, è vero che devo riconoscere il ruolo che hanno avuto certe persone per sesso, genere, nazionalità, geografica, etnia, stile, cioè, giusto. Però la Cappella Sistina è la Cappella Sistina, non è che è un quadro di, non so, di, cioè, Cappella Sistina, Cappella Sistina. Le Demoiselles d'Avignon di Picasso e le Demoiselles d'Avignon di Picasso, anche se poi Picasso con le donne non era proprio il massimo ideale. Cioè, come dire, ci sono dei valori, secondo me, che vanno riconosciuti quando uno fa una scala di quel tipo. Sì, farei adesso, visto che volevamo una cosa interattiva, ho chiesto prima se qualcuno del pubblico aveva domande. Una persona ha detto sì, però mi ha chiesto leggila tu per favore, quindi non do i voti, poi... hanno paura delle stellette. Vabbè, adesso no. Però vabbè, vi invitiamo poi ad alzare la mano, ma intanto facciamo questa. Rispetto al pubblico francese, in Italia non si va più al cinema. Già il Fellini dell'ultimo periodo era pessimista. Secondo lei hanno avuto un ruolo l'anestetizzazione televisiva e la pigrizia di doversi recare fisicamente in un luogo? Marco. L'esempio, secondo me, è della Francia, dove anche loro hanno sofferto i problemi della pandemia e dei cinema chiusi, ma stanno ritornando. È significativo, perché cos'è la differenza fondamentale, diciamo, per quello che riguarda l'universo cinematografico tra l'Italia e la Francia? Che in Francia il cinema
continua a essere un argomento su cui, che si difende con le politiche che fanno, ma su cui al centro, come dire, al centro del dibattito culturale. Alla maturità in Francia è obbligatorio portare un film. Il ministero ogni anno decide un film su cui chi si laurea, chi deve prendere il diploma di fine di liceo deve fare un esame. E poi naturalmente anche su altre cose, italiano, cioè francese, matematica, ma filosofia, ma anche un film. Questo per dire. Vuol dire perché il cinema in Francia viene insegnato, l'amore per il cinema viene trasmesso. In Italia questa cosa viene dimenticata. Il problema fondamentale, certo che c'è la televisione, certo che ci sono i divani di casa che sono più comodi delle sedie del cinema, certo che c'è tutto quello che volete voi, ma fondamentalmente c'è un certo, come dire, poco interesse a sottolineare l'importanza del cinema e anche un po' della letteratura, la stessa cosa. Adesso non so se è vero, ho letto un post che diceva che nella nuova finanziaria, nuova legge finanziaria che sta varando il governo, non ci sono soldi per la cultura. Non lo so se è vero, se era soltanto una cosa scritta velocemente, e non penso che sia soltanto colpa di questo governo, nel senso che la cultura è sempre stata il fanalino di coda di tanti governi in Italia, nel senso che queste cose, ma sì, ci sono, uno studia un po' a scuola e poi si dimenticano. Invece il problema è proprio questo, è quello di riuscire a trasmettere alle nuove generazioni la passione per qualcosa, nel mio caso il cinema, ma direi anche la storia dell'arte, la letteratura, la voglia di leggere, la voglia di andare a sentire buona musica e non soltanto gente che ulula delle cose incomprensibili. Io penso che il problema vero, la differenza con la Francia sia questa, che loro difendono quella che loro chiamano l'eccezione culturale. Chiamiamola come vogliamo, anche loro hanno avuto qualche difetto, però per loro la cultura è importante e è qualcosa che va difesa, aiutata, fatta conoscere. In Italia ogni tanto si dice che bisognerebbe insegnare a scuola a imparare a leggere le immagini. E certo, invece siamo soltanto lasciati, i giovani sono lasciati soltanto al bombardamento di immagini, parlo per quello che riguarda naturalmente il mondo audiovisivo, che gli arrivano dai siti, da TikTok, dove volete voi, Instagram, Facebook, dove volete voi, e in qualche modo si abituano a credere, a pensare che il mondo delle immagini sia quello, una scenettina di pochi secondi dove magari alla fine c'è una battuta o uno ride. E le immagini sono qualcosa del genere, la forza dell'immagine è qualcosa di molto più complesso, di molto più profondo. E quando un ragazzo è messo di fronte a un film che dura 2 ore, già comincia a sbuffare perché deve star seduto 2 ore. Figurarsi quando nel primo quarto d'ora non succedono 27 morti, 32 incidenti e 44 spargimenti di sangue, perché ormai i modi con cui vengono fatte le cose adesso sono così, perché il problema non è raccontare delle cose interessanti, belle, usare le immagini per farti capire, no, il problema è inchiodarti lì perché tu non cambi canale, poi dopo il ventesimo incidente uno canale lo cambia per forza, non può più perché sono tutte cose uguali. E questo è la vera differenza per cui secondo me in Francia la gente è tornata più velocemente al cinema che in Italia. Perché la cultura non è un accessorio in Francia, mentre qui sembra esserlo un po' ogni tanto. Mi fa molto piacere che abbia parlato della scuola, perché abbiamo iniziato citando Premio Cattel, Liceo Gioia, le collaborazioni, gli interventi che si fanno nelle scuole, che però sono interventi lasciati un po' alle buone intenzioni,
agli appassionati e le appassionate della settima arte, sia nelle scuole che nelle associazioni. E esistono adesso anche dei bandi ministeriali che favoriscono l'inserimento dello studio della storia del cinema, del linguaggio dell'audiovisivo nelle scuole, però restano interventi a macchia di leopardo sul territorio nazionale e non c'è appunto l'insegnamento a livello curricolare del cinema. Questo è sicuramente un grosso problema che abbiamo come Italia. C'è qualche domanda? Qualcuno che nel frattempo... Eccole! Oh, perbacco! Sì. Grazie. Buonasera. Sì. Buonasera. La mia domanda non è molto estesa, è una curiosità più che altro. Prima abbiamo parlato di Quarto Potere e quindi ho pensato a Orson Welles e mi è venuto in mente una cosa che disse. Lui disse: vorrei poter riuscire ad odiare la vita meravigliosa di Frank Capra, ma non è possibile farlo. Quindi mi chiedevo, esiste un film o un regista di cui lei può dire la stessa cosa? E perché? Grazie. Non mi sono mai posto questo problema e è la prima volta che me lo pone. Sicuramente ci possono essere dei registi, come dire, che non sono il mio ideale cinematografico. No, non mi piace troppo il, come dire, è chiaro che Welles i film li faceva e quindi faceva i conti anche con un successo, perché poi il problema della vita meravigliosa è questo, che è stato un grande successo. Faceva i conti con un successo che lui non ha mai avuto di fatto, perché al cinema non ha mai avuto dei grandi successi, anzi faceva fatica a fare i film. Posso dire quali sono i registi per cui non stravedo, nel senso che non sono mai stato un grande fan di Hitchcock, nel senso che ogni tanto i suoi film mi sembrano un po' troppo di testa, però per esempio Caccia al ladro lo rivedo tantissime volte. Non lo so, ci sono... Non riesco a pensare, sto pensando a qualche regista che odio, che dovrei odiare e che invece amo tantissimo, non posso fare a meno di amare. Non lo so, con Fellini ho avuto un rapporto molto complicato. All'inizio, quando ero giovane, era un regista che non mi piaceva tanto, che mi sembrava, come dire, un po' troppo perso nel suo mondo di invenzione e di sogni. Più passa il tempo, più mi accorgo che ero cretino io e non lui, nel senso che è un regista assolutamente straordinario, che mi piace molto. Più passa il tempo, più mi accorgo che era veramente un genio. Ma una cosa sull'odio non ce l'ho mai avuta, mi dispiace, ci proverò a pensare, se mi viene in mente qualcuno glielo dico durante il coso. Prego. Sì, buonasera. Argomento di discussione tra noi cinefili in questi ultimi anni è proprio l'avvento delle piattaforme sui vari canali, delle serie TV con cui si discute sempre, ecco. Rispetto a un film, c'è un approccio diverso nella visione, nell'analisi ed eventualmente nella recensione finale? Rispetto ai film delle piattaforme? Sì. No, rispetto ai film direi di no, nel senso che cerco di... Cioè, vuol dire, analizzo, mi pongo di fronte a un film che vedo sulla piattaforma nello stesso modo in cui mi pongo in un film che vedo al cinema. Quello che noto è che i film sulle piattaforme, per la stragrande maggioranza, poi ci sono le eccezioni, come dire, Scorsese,
grazie a Dio, hanno trovato tutti i soldi che aveva bisogno per fare il film e sono contentissimo che Irishman sia stato fatto. Ma però in generale i film sulle piattaforme mi sembrano rispondere a delle esigenze di formattazione che non mi piacciono per niente, ma li giudico, diciamo li critico, non tanto, cioè perché appunto mi sembra che rispondano più a un algoritmo che a un'altra cosa. Le piattaforme hanno un bisogno disperato di incrementare continuamente l'offerta, perché tu devono sempre mandare sul telefonino: caro Paolo, abbiamo aggiunto oggi un film che potrebbe piacerti. Non è vero, ma cioè no, fanno così tutte le volte. Ma perché? Perché sfruttano quelle due o tre informazioni che hanno avuto, perché ho visto l'ultima volta una commedia invece che un dramma, ho visto, non so, un film d'avventura invece che un horror, e quindi però la loro offerta, proprio questa quantità incredibile di film, è fatta secondo delle regole che secondo me poi finiscono per rovinare il gusto e gli occhi delle persone, perché sono fatti in maniera, e di questa cosa me ne accorgo quando vedo un film, grazie a Dio, perché ogni tanto torno ad abbeverarmi a Frank Capra, Orson Welles, a John Ford, a Howard Hawks, che ogni tanto mi fanno capire, mi ricordano, se per caso dimenticassi, cosa vuol dire fare il cinema. È lo stesso meccanismo che uso, però riconosco spesso nei film delle piattaforme proprio questi limiti, proprio di tipo estetico, produttivo estetico, nel senso che sono fatti in maniera, sono fatti tutti con lo stampino, cambiano la faccia dell'attrice, cambia la faccia dell'attore, ma il meccanismo in cui sono fatti è proprio sempre lo stesso. E questa cosa cerco di dirla nelle schede, cerco di farla presente. Di certo non da Irishman, che ha un giudizio altissimo, no, e una pagina. Certo, Irishman è un capolavoro, ma perché la logica, cioè anche le piattaforme cosa hanno bisogno? Ogni tanto di dire attenzione, noi facciamo anche i grandi capolavori, è chiaramente una politica alla ricerca degli Oscar, per dire. Poi Hollywood ai tempi di Irishman ne ha parlato molto male, cioè non mi ha parlato male, non ha premiato il film con i giusti Oscar, ha premiato delle, adesso non mi ricordo in quell'anno lì cosa aveva contro, ma gli ultimi Oscar sono stati una catastrofe, cioè hanno premiato un film che era il rifacimento brutto di un film mediocre francese, ma perché siccome era una famiglia di sordomuti che fa il pescatore, dove c'è la figlia che vuol fare la cantante perché è l'unica che non è sordomuta, ecco che improvvisamente bisognava premiare un film che era veramente mediocrissimo. Prego. Una domanda là in fondo. Salve. Sì, ho due domande in realtà. Prego. Uno, siamo alla fine dell'anno ed è tempo di liste e volevo sapere quali sono i suoi film dell'anno, se riesce a dircene una decina. Ustia. E vabbè, prima questa. Prima cosa, non lo so, una decina non lo so, però quest'anno mi è piaciuto moltissimo Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson. Mi è piaciuto Nostalgia, sto pensando ai film italiani di quest'anno che sono usciti. Mi è piaciuto Marx può aspettare di quest'anno, mi sembra di sì, non vorrei sbagliare, no, forse dell'anno scorso. Cosa mi è piaciuto quest'anno? Drive My Car era l'anno scorso perché ha vinto l'Oscar. Venezia cosa c'è? Di quelli che sono usciti a Venezia mi è piaciuto molto, anche se non so se sono dei primi dieci, Armageddon Time, il film di James Gray, che in Italia non è ancora uscito, forse esce l'anno 21, mi è piaciuto molto Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi, a cui è andato questo titolo stupido Forever Young, che non si capisce bene cosa vuol dire. Quelli mi sono piaciuti molto, e erano a Cannes tutte e due. A Venezia cosa mi è piaciuto? A
Venezia, mi è piaciuto molto Argentina 1985, che si vede soltanto su Prime Video, ahimè, ma che vale la pena di essere visto. Mi è piaciuto molto il film irlandese che avrà con Colin Farrell e che uscirà a gennaio-febbraio, mi sembra, che avrà un titolo. Mi è piaciuto molto Saint-Omer, che esce settimana questa settimana, una storia durissima di una donna che ha ammazzato la propria figlia di 15 mesi, una storia ispirata a una storia vera. Mi è piaciuto veramente tanto, mi sembra un film molto forte, molto importante. Cos'altro ho visto quest'anno? Perché poi faccio fatica a ricordare, perché sono, non so se... La Palma d'Oro di Cannes le è piaciuto? Ma neanche un po'. Immaginavo. Mi sembrava una vera scemenza. Parliamo di Titan. Parliamo di Triangle of Sadness. No, neanche un po', come dire, non mi è piaciuto, ma proprio per niente. Mi sembra una stupidata. Triangle of Sadness. Sì. E Titan? Neanche quello, ma neanche quello, porca miseria. Si fa a fare dei film così, vabbè. Come? La stranezza mi è piaciuto, sì, non so se è nei primi 10, però La stranezza è un film che mi è piaciuto. È un film che sta andando molto bene anche nelle sale. Ma perché non è che c'è molto da vedere, un film italiano che ha l'intelligenza di unire, diciamo, due attori popolari e un attore aristocratico, diciamo aristocratico, tanto per spiegare, cioè Ficarra e Piccone e Servillo, su un tema non scontato come Pirandello. Il film racconta come, inventa, perché non è vero che è stato così, ma inventa come a Pirandello gli è venuta l'idea di fare sei personaggi in cerca d'autore, cioè uno dei testi teatrali più ostici del nostro Novecento teatrale. Lo fa con Ficarra e Piccone, che fanno ridere perché fanno due teatranti un po' spinti, due becchini che hanno la passione del teatro. Usa Servillo in maniera intelligente. È giusto che la gente vada a vederlo. Quello mi è piaciuto. Cos'altro? Aria Ferma di quest'anno, dell'anno scorso, non mi ricordo più quando è uscito, l'anno scorso, perdo un po' il senso, faccio troppe schede, mi perdo in mezzo a... Ah, mi è piaciuto moltissimo, e anche questo è messo su una piattaforma, The Beatles Get Back, il documentario di 7 ore fatto da Peter Jackson sulle registrazioni di quel mese di prove con cui i Beatles hanno fatto poi il famoso primo del concerto sul Ted. Ma è straordinario, perché si vede come nasce, cioè primo che i Beatles erano dei geni e come nascono le canzoni, perché Get Back è lì che aspetta John Lennon in ritardo e Paul McCartney comincia a fare due strimpellare due note, poi diventano tre e poi quell'altro interviene e poi qua, cioè, ho trovato un film assolutamente straordinario. Faccio l'ultima domanda, poi mollo il microfono. Sì. No, tra l'altro citava La stranezza, eccetera. La mia seconda domanda era proprio su quello, sul cinema italiano. Nel senso che, insomma, è un momento complicato per il cinema in generale. Sul cinema italiano in tanti dicono c'è un'iperproduzione, c'è grosso assistenzialismo da parte dello Stato. Barbera, mi sembra, anche abbia un po' fatto qualche battuta su questo tema, e volevo sapere cosa ne pensava. Grazie. E, come dire, il cinema italiano è sempre stato escluso nei periodi d'oro, penso agli anni 60 e 70. Il cinema italiano ha sempre avuto delle eccellenze che uscivano e si facevano riconoscere, e forse il tessuto produttivo era un po' discutibile. Questi 2 anni sono stati anni veramente pessimi. E il governo ha cercato in tutti i modi di aiutare il cinema. Di aiutare il cinema, anche perché il cinema impiega, mi sembra, 250.000 persone, quindi almeno 250.000 famiglie che dovevano vivere, non parlo poi di... però con un meccanismo un po' perverso, cioè la grande aiuto che il governo ha dato al cinema italiano è stato quello del tax credit, cioè la possibilità di scontare fino al 40% e qualche volta anche di più le tasse che uno vendeva poi a una banca che gli dava in cambio i soldi, cose di questo genere.
Peccato che il meccanismo funzionava sul film successivo, cioè io faccio un film, ho diritto a se esco al cinema ho diritto a un tax credit considerevole, ma posso scontarlo sul film successivo. Quindi in questo modo cos'è successo? Che l'interesse dei produttori non era fare un bel film, ma era fare subito quello dopo, perché poi dovevo fare ancora quello dopo e poi dovevo fare ancora quello dopo. Ecco la ragione per cui in tanti hanno detto che si è prodotto troppo. E poi naturalmente, siccome per una delle condizioni era che il film uscisse almeno 2 giorni o 3 giorni al cinema, i cinema sono stati bombardati di film la cui unica ragione non era, erano stati fatti per, come dire, usufruire di questo meccanismo del tax credit e quindi fare in modo che la ruota girasse, che tutti avessero i loro stipendi alla fine del mese. E questa cosa ha portato a quella, come dire, a quella situazione non sicuramente positiva di cui parlava Moretti, di cui parlava Barbera e cose di questo genere. Il cinema italiano in generale mi sembra ancora fermo sul lungo due binari. Da una parte quello che vuole sfruttare il successo inseguendo le commedie e soprattutto le solite facce, perché poi se voi notate i film sono fatti, ci sono dei periodi in cui i film sono tutti interpretati da Favino, tutti interpretati non so bene da chi, dalla Buio, perché, come dire, la gente, come fanno Hollywood, dove fanno sempre il numero 8 dei supereroi. E dall'altra parte c'è invece una ambizione autoriale che non fa mai i conti col pubblico. C'è spesso i giovani registi, gli esordienti o quasi, inseguono un'idea di cinema che risponde alle loro esigenze, ma che non fa mai i conti col pubblico. E quindi alla fine ti trovi dei film che il pubblico rifiuta perché parlano un linguaggio che loro non capiscono, non condividono. Ho visto adesso il Festival di Torino un film italiano che si chiama Pantafa, spero che nessuno dei presenti sia coinvolto. Sono uscito e mi sono chiesto: ma cosa vuol dire? E vi assicuro che sono, come dire, sono uno che ogni tanto che qualcosa di cinema capisce, ecco, comunque ne ha visti tanti. Ci sono delle cose per cui la gente sembra che partano un po' per la tangente. Ci vorrebbe un mercato che torna a coinvolgere il pubblico e quindi a costringere i produttori a fare i conti col pubblico. Negli ultimi 2 anni noi assomigliamo a una fabbrica di automobili che produce tantissime automobili e poi però non ha le strade per farle camminare, per farle andare. E quindi è successo un pochettino questa cosa, non è semplicissimo. E chi produce le automobili alla fine era contento perché ha avuto degli aiuti. No, infatti è diventato paradossalmente molto facile essere produttori di cinema oggi. Assolutamente, io non sono ci convinto vuole un genio. Che se domani dicessi voglio fare un film lo fanno fare e trovo chi mi dà i soldi. Questo è un grosso paradosso perché poi i film non vengono visti. Esatto. Il pubblico si rende conto che è uscito magari quando ormai il film è già stato tolto dalla sala. O magari non viene nemmeno a saperlo che è uscito un determinato film perché non c'è poi l'investimento nel battage pubblicitario, no, non c'è una cura, vengono fatti, si fa solo la, il problema la produzione è che non la distribuzione, così poi dimostro al ministero che sono uscito e quindi ci sono produttori improvvisati in questa fase e film che non vengono adeguatamente curati fino alla fine, fino all'approdo finale che fin dai Lumière è la visione pubblica davanti a un pubblico. Questa è una questione davvero centrale. Sentiamo la domanda là in fondo. Ah, beh, le domande così che frullano nella mente sono tante, così, però stavo riflettendo anche su le centinaia di film che ho visto insieme ad amici, eccetera, no? Io sono nato nel 60, quindi è chiaro che alla fine degli anni 70 uscivano il primo Moretti, poi è uscito Troisi, uscivano i primi film di Woody Allen, poi arriva Fassbinder, insomma
c'è una lunga stagione durante la quale si va al cinema, non dico tutte le sere, ma 2 o 3 volte a settimana, e sono quelli i film che grosso modo ti rimangono, no? Perché, detto francamente, la passione, lo dico con una certa malinconia, che diciamo provi quando hai 20, 30, forse anche 40 anni, poi col tempo un po' si smorza. Però detto questo, che adesso non voglio immalinconire la platea, però volevo fare una domanda su un autore che, se devo essere sincero, nei decenni non ha mai raccolto un consenso pieno tra i miei amici, no? Quindi uno dice, vado a vedere il film di... magari qualcuno sta a casa, no? Ed è Woody Allen, che diciamo dire un autore che ormai celebrato e sicuramente un maestro del cinema. Però, se devo essere sincero, non so se solo qui a Piacenza, ma in generale, non riscuote proprio un consenso pieno e unanime, no? Poi spesso si dice ha fatto lo stesso film, come per dire un maestro un paio mai imbalsito che continua a ripetere lo stesso copione. Ecco, mi interessava magari sapere la sua opinione su Woody Allen, magari anche sulle stagioni della sua cinematografia molto lunga. Se mi capita per caso di trovare Midnight in Paris, non mi fermo, cioè non mi blocco, non vado avanti, rimango lì a guardarlo fino in fondo. Trovo uno dei film più belli che ho visto, piacevoli, ma basta che funzioni. Manhattan, Io e Annie, Anne e le sorelle. Sono un grande fan di Woody Allen, perché come sosteneva uno che è stato anche il mio maestro, Morando Morandini, uno da un film di Woody Allen esce e pensa di essere più intelligente. E c'ha ragione, nel senso che i film di Woody Allen hanno sempre qualcosa da regalare, hanno sempre una battuta giusta, hanno sempre una capacità di colpire. Certo, racconta le storie di un borghese, intellettuale, newyorkese, ebreo, nevrotico. Non è che Fellini facesse diverso o Berman raccontasse delle storie da Allegroni. Cioè, come dire, è un autore nel senso pieno del termine e racconta delle storie in cui lui si trova, però lo fa con una capacità di affascinare. A me piacciono praticamente, non so se c'è un film di Woody Allen che non mi è piaciuto. Mi è piaciuto perfino Rifkin Festival, l'ultimo film che ha fatto, perché i sogni sono uno spasso quando sogna, quando si vede invece dell'Angelo Sterminatore, Il posto delle fragole, Godard, cose di questo genere, Un uomo e una donna. Mi sembrano tutti film che, come dire, io trovo che Woody Allen sia uno dei pochi veri geni che ci sono rimasti al cinema, e che Dio ce lo conservi. Adesso sta girando un film nuovo, mi sembra, in Francia, perché gli americani hanno decretato che, nonostante sia stato assolto dalla loro giustizia, continuano, cioè comunque gli fa piacere, perché gli americani hanno questo bisogno sempre di far la caccia alle streghe. Come dire, se guardate la storia dai tempi della lettera scarlatta di Hawthorne, gli americani hanno bisogno di trovare qualcuno contro cui scaricare le loro paure, le loro ansie, e adesso Woody Allen è finito nel tritacarne. E però io, assolto ufficialmente dalla, però, però io penso che sia un veramente, non, cioè, fa sempre la stessa cosa. Non è vero, perché ogni volta cambia leggermente, modifica leggermente, ogni volta ha una battuta indimenticabile che mi lascia. E poi la battuta che dice, che si sente dire dalla giovane Muriel Hemingway alla fine di Manhattan: bisogna avere un po' di fiducia nelle persone. Vuol dire, basterebbe questo per farmi capire che è un grande regista. Pensiamo a Basta che funzioni, come dire, è una logica. C'è un campionario di pazzi della peggior specie, eppure Basta che funzioni. Bisogna accettare le persone per quello che sono. È assolutamente, trovo che sia non c'è un film di Woody Allen che non mi piace. Io ho imparato a tenere il suo dizionario vicino al televisore dal professor Nuccio Lodato, che diceva di tenerlo sempre lì a portata di mano, perché
e mi capita a volte di leggere la programmazione televisiva e quindi a volte non, senza poi guardare il film, però leggevo la scheda. E era sempre una scoperta, perché a volte era anche la scheda che portava a voler riscoprire un film del passato che non avevo potuto vedere al cinema perché ero troppo giovane. Adesso l'ho aperto casualmente, come capitava a volte appunto in quelle occasioni a casa, e mi sono trovato davanti le schede di Dune di David Lynch dell'84 e Dune di Denis Villeneuve del 2021. Due schede molto lunghe, entrambe hanno 2 stellette e mezzo. E quella di Lynch l'abbiamo rifatta proprio in occasione dell'uscita del film di Villeneuve, perché ci sembrava giusto, come dire, ripensare tutto l'ambaradan. E il film di Villeneuve è stato uno dei film della ripartenza dopo la pandemia, un film molto atteso che ha riempito le enormi sale alla Mostra del Cinema di Venezia e poi anche le sale nelle varie città italiane e nel mondo. Infatti adesso è in produzione la parte 2. È sicura questa cosa qui, perché avevano litigato, avevano fatto... È uscita una foto ambigua con Timothée Chalamet di spalle. Che vabbè, lascia presumere che ci sarà la parte 2, non è ancora ufficializzato, ma così qualche indizio sta girando per il web. E quello di David Lynch era stato abbastanza distrutto, no? dai produttori, se non ricordo male. Dino De Laurentiis vuole raccontarci un po' così tra i due qual è il suo preferito, visto che comunque 2,5 e 2,5 per entrambi. Ma non lo so, il preferito, il film di David Lynch, capisci che ci sono delle pepite dentro che andrebbero forse, che era visionario, che avrebbe potuto essere chissà che cosa se Dino De Laurentiis, lo zio di Aurelio, non avesse voluto metterci dentro le mani. Quello di Villeneuve è un film, secondo me, che finisce sul più bello, nel senso che tutti, vabbè, adesso finalmente parte il film perché abbiamo capito chi è il salvatore dell'umanità o quasi, e il film si ferma. Tutte e due hanno, dal punto di vista visionario, delle cose straordinarie da vedere, da che ti affascino. Non so quale, cioè, non direi che ce n'è uno che mi ha fatto sobbalzare sulla sedia, no, non saprei, non, mi sembra anche le schede che siano abbastanza, come dire, cercando di capire le cose che vale la pena di vedere, ma non è che dici non avete capito niente, questo è il capolavoro del secolo. C'è qualche altra mano alzata o no? Vediamo. No? Allora, una mano, eccola. C'è una domanda io. Volevo chiedere se ha amici registi o attori e che rapporto può esserci tra la critica e quindi la regia o coloro che recitano. Grazie. Il critico, la critica è un mestiere solitario, nel senso che è complicato essere amici. Certo che mi capita, amici veri faccio un po' fatica a considerarli, per me l'amicizia, no, sono tutti amici, no, non è vero che sono tutti amici. Conosco dei registi con cui, come dire, c'è un pochettino più di frequentazione, ma io grazie a Dio vivo a Milano, cioè non vivo a Roma, e questa cosa devo ringraziarla, la sua salvezza, senso, sì, perché mi impedisce di essere come dire, attirato dentro quel gioco di feste, terrazze, cose di questo genere. Poi conosco abbastanza bene Verdone, conosco abbastanza bene Martone, conosco anche Sorrentino, Moretti, sì, ma sempre con un po' di distanza. Il problema è quando poi ti trovi a dover giudicare i film che non ti piacciono, e lo so, come dire, che sono costretto, cioè penso che il mio compito sia quello di essere sincero con me stesso e quindi anche con loro. L'ultimo film di Verdone mi sembra bruttissimo e mi dispiace, ma
Un buon amico dice la verità. No, sì. Lei però, diciamo che il mondo del cinema, non so con gli altri mondi, ma non è molto abituato alla verità, nel senso, ma come è sempre bellissimo, l'ho fatto vedere ai miei amici, hanno detto che è bellissimo, che sono bravissimo. Io spero ogni tanto di costringerli a tornare coi piedi per terra, ecco. Non... Amici veri no, non c'è un'altra, l'amicizia è un'altra roba, ecco. Ci sono dei registi, non so, quelli che ho detto, Tornatore per esempio, un altro regista. Quando ci vediamo chiacchieriamo magari anche del più e del meno, ecco, e non soltanto queste cose, però non si può essere amici dei registi, amici veramente, perché poi sennò alla fine uno perde il percorso, le cose. Siccome è l'unica cosa che posso avere io, cioè con una certa credibilità, se poi la butto via così non ce l'ho più, la perdo per sempre, buonanotte. Per cui gli amici sono altre cose. Allora, domande flash: Herzog o Kubrick? Cioè, come si fa a dire una roba del genere? Herzog o Kubrick? Kubrick è sicuramente un regista che non mi porterei nell'isola deserta, nel senso che ha fatto solo capolavori o quasi, ma non so voi, ma a me i film di Kubrick ogni tanto mi mettono un po' d'angoscia. Cioè, lo vedo bellissimo, tutto perfetto, ma dopo voglio di rivederlo. No, ma neanche Herzog poi ho molta voglia di rivedere subito, anche se alcuni film sono straordinari, Aguirre continua a essere un grande film, non lo so, tra i due, tra Herzog o Kubrick, John Ford, cioè, allora sì, John Ford. Durante la pandemia avrò visto 20 volte Un uomo tranquillo. Cioè, Un uomo tranquillo è il massimo del piacere, uno lo vede, è un film geniale, un film straordinario, e uno lo rivede. Herzog, Kubrick, Billy Wilder. Truffaut, Godard. Ostia, Truffaut, Godard. Questo è più facile. Truffaut è più facile da vedere, è più piacevole. Godard è più intelligente, non ci sono dubbi. Godard è uno che ti interroga, ti costringe sempre a interrogarti su quello che stai vedendo, qualche volta massacrandoti gli Zebedei con dei film che ti spareresti prima. Metto più in alto Godard di Truffaut. Poi è vero che se devo rivedere un film vado, mi tiro fuori, come ho fatto, L'ultimo Metrò piuttosto che I 400 colpi, e piuttosto che rivedere anche un film di Godard. Bertolucci o Bellocchio? Bellocchio, decisamente, da sempre. Voi non lo sapete, ma io sono diventato critico per merito di Bellocchio. Nel senso che facevo l'università, filosofia, mi piaceva il cinema, avevo voglia di fare il critico così. Una mia collega di studi aveva la sorella che in quel momento aveva una storia con Bellocchio. E allora attraverso lei, ma perché non vai a parlare con Bellocchio? Il quale, poverino, gentilissimo, perché Bellocchio è una persona gentile, mi ha detto, ma io cosa c'entro con la critica? Niente, vai a parlare col mio amico Goffredo Fofi. Sono andato a parlare con Fofi e da allora, come dire, mi ha aiutato, mi ha indirizzato, spero bene, penso che sia uno dei miei maestri. Però mi sono sempre trovato più in sintonia con Bellocchio, mi sembra un regista più con cui mi piace di più il modo con cui racconta e fa. Poi alcuni film di Bertolucci sono straordinari, e Bertolucci, ecco, anche con Bertolucci siamo diventati amici. Con Bellocchio sì, boh, non so, guardate, vi leggo, gli ho mandato il dizionario, guardate il nuovo dizionario,
e lui mi ha scritto questa cosa che mi sembra bellissima. La leggo perché poi vi dico di... Carissimo Paolo, grazie per il librone sempre più gigantesco, sta sulla mia scrivania per una consultazione ogni giorno, come un Vangelo o un codice penale. Con grande affetto Marco, dice, io ho risposto spero più come un compagno di scoperte cinefile, va bene, nel senso che cioè, sì, lo conosco bene, però amicizia no. Invece con Bertolucci alla fine forse un po' per quella disgrazia che gli era successo, non riusciva più a muoversi, la cosa era... c'è stato uno scambio di lettere così, perché o a me c'è cioè, con prima della rivoluzione ho avuto un rapporto molto complicato, prima mi piaceva, poi mi piaceva meno, poi di più, gli ho raccontato una volta in una lettera tutte queste cose, ci siamo un po' scambiati delle impressioni, cioè mi piace molto anche Bertolucci, però I pugni in tasca è un film che, come dire, mi ha illuminato, ecco. Poi erano anni in cui mi sentivo più dalle parti di Bellocchio che di quelle di Bertolucci. Non sento, scusi, faccio fatica, sono con l'età, sono anche solo. No, nel senso, stavo pensando a alcuni suoi colleghi, no? Penso qualcuno, purtroppo non c'è più, Vieri Razzini, Claudio Gifava. È dedicato a Vieri Razzini questo dizionario. No, però che sono tutti critici che hanno avuto un rapporto anche con la televisione, nel senso che hanno collaborato con alcune televisioni per, non so, presentare rassegno. Addirittura Claudio Gifava faceva anche, diciamo, un personaggio particolare, sì, sì, in certe trasmissioni, quindi usciva anche dal ruolo del critico, no? Ecco, mi chiedevo se lei ha avuto rapporti con la televisione che poi ha respinto, oppure se è una cosa che non le interessa, cioè il fatto di appunto accompagnare, eventualmente promuovere o favorire l'interesse degli spettatori. La mia generazione, io sono un po' più giovane di Fava e di Razzini, e il mio rapporto è stato soprattutto con i cineclub. C'è stato un periodo negli anni 70 in cui ci sembrava che il nostro compito fosse quello di far conoscere il cinema. Io l'ho fatto attraverso, per esempio, l'Obraz. Ho organizzato la prima rassegna completa di Orson Welles in Italia, che poi ha girato per tutta Italia. Nel senso che la cosa fondamentale per noi era quello di far conoscere agli altri le nostre scoperte. Quello che Vieri Razzini faceva con le serie, quello che anche Claudio Gifava ha fatto con le serie, poi ha fatto altre cose. Non sarei mai capace di fare come Fava, di recitare. Penso di essere il peggior attore al mondo di tutta la storia dell'umanità. Cioè, proprio sono incapace di recitare. E invece con Claudio c'era proprio una gag. Lui faceva l'allenatore, diceva: Mereghetti, questa volta ti tengo in panchina, domani ti metto in campo. Giocavamo così, ma era... Non... Confesso che ho registrato una ventina di lezioni di cinema sugli argomenti vari che dovrebbero andare in onda, delle cose molto brevi di 5 minuti, 10, 7 minuti, 8 minuti, su Rai Movie, non so bene quando, spero mai, perché poi mi vergogno di quello che dico, ma non so bene cosa faranno. Non ho, cioè, come dire, non ho un rapporto negativo con la televisione. Ho imparato in televisione, ho seguito, come tutti quelli della mia età, ho scoperto tanti film per la prima volta in televisione, perché allora la televisione era il cineclub di noi ragazzi che guardavamo le cose, si vedevano. Il Buñuel l'ho visto in televisione, Fred Astaire e Ginger Rogers per la prima volta li ho visti in televisione, Fritz Lang l'ho visto in televisione. Vuol dire, non ho un problema con loro, no, vuol dire, però ho fatto un'altra strada, quella del giornalista. Loro erano assunti in Rai e quindi lavoravano lì. Io mi sono trovato a... Non ho mai pensato di andare in televisione, ho sempre pensato di... Ho fatto il giornalista e l'ho sempre fatto. Ok. L'ultima.
Una cosa rapidissima, si parlava prima dei nostri grandi attori, Favino, Servillo. Abbiamo assistito nel cinema italiano in questi ultimi anni a tanti film in cui si è narrata la storia e la vita di personaggi famosi, no? Parlo del Traditore, Amamet, Ligabue con Elio Germano anche. In questi film ho notato una ricerca quasi maniacale, esasperata, nella somiglianza tra personaggio e attore. Questo non rischia però di distogliere lo sguardo dello spettatore nel ricercare solo le similitudini e non la recitazione, la qualità anche della regia stessa, di come il regista si pone nei confronti dell'attore e del personaggio? Non lo so, penso che un po' di mimetismo aiuti, serva. Favino che fa Craxi, certo c'ha la maschera prostetica, il trucco così, però è anche la voce che era straordinaria. Penso che è la stessa cosa con Buscetta. Penso che faccia parte un pochettino della voglia dell'attore di entrare nell'animo di un personaggio. Gary Oldman che fa Churchill e cose di questo genere. Non penso che distragga molto, cioè che sia negativo. È negativo se poi dietro quella ricerca di identità non c'è nient'altro, ma se c'è un po' di a me non ha mai dato particolarmente fastidio. Abbiamo parlato sempre del passato, parliamo del futuro. Nel 2023 attende qualche film in particolare? Che aspetta, insomma, mi viene in mente Oppenheimer, mi viene in mente Babylon. Beh, Babylon lo aspetto con molta impazienza, perché a me Chazelle, cioè La La Land, è piaciuto molto, e quindi spero che Babylon sia all'altezza. Settimana prossima esce Avatar, non so bene cosa, e anche quello, però per esempio il nuovo Scorsese, il nuovo Polanski, il nuovo Bellocchio, il film su Mortara, questo bambino dell'Ottocento rapito e costretto a diventare cattolico, il bambino ebreo. Io sono convinto che il cinema mi regalerà ancora tante cose, ho voglia di farmi regalare delle cose, mi piacciono, sono disposto a credere anche alle favole più stupide. Mi sono divertito anche alla signora Harris va a Parigi e a Maria e l'amore, mi sembra che si chiamasse, quella della inserviente che lavora all'Accademia di Belle Arti a Parigi. Nel senso che poi magari non sono capolavori, però io sono anche, cioè non è che dice oh Madonna Santa sto aspettando il nuovo Tarantino, no, quando arrivo vado a vederlo. So che c'è il nuovo film di Garrone, boh, chi lo sa, il nuovo film di Moretti. Spero che sia più bello di Trepiani, che non mi è piaciuto tanto, ma vediamo. Voglia di... Boh, qualcosa uscirà. Bene. Il nuovo Spielberg è la sua autobiografia, The Fabelmans. È la sua storia, è la storia di lui giovane che scopre il cinema e comincia a fare dei filmini con una cinepresa 16 mm. E intanto è la storia della separazione dei genitori, come dire, insomma. E va bene, bello, non stravolge, non è Eti, ma 5 minuti finali che valgono il prezzo del biglietto. Non vi dico altro, 5 minuti finali, rimanete fino alla fine, cioè 5 minuti che sono assolutamente, che sono veri, che raccontano una cosa vera che gli è accaduta veramente, sono assolutamente imperdibili. Bene. E poi aspetto il nuovo Woody Allen, naturalmente. Bene, insomma, l'invito quindi è a vedere tanti film, direi. Anche perché vecchi, recuperare le cose. Per esempio, su Netflix, non lo sa quasi nessuno, ma ci sono i film muti di Moritz Stiller restaurati dalla Cineteca danese. Non so come diavolo siano finiti lì, perché ci sono anche dei muti di Hitchcock.
probabilmente hanno fatto un contratto e gli hanno messo dentro anche queste cose qui per sbaglio. Ma se uno c'è, se uno perde come me mezz'ora ogni volta, evita i film per te, i film più visti, i film, e comincia a cercare delle cose e continua a pispolare, poi alla fine si trovano delle cose anche sorprendenti. Quindi guardiamo tanti film e abbiamo il dizionario dei film, il Mereghetti, come guida. Grazie, grazie mille Paolo Mereghetti. E alla Fondazione di Piacenza e Vigevano che ci ha ospitato. Poi adesso mi spiegherete perché Piacenza e Vigevano. Adesso andiamo. Cioè, Vigevano è la città. Erano banche? Perché Piacenza è con Pavia, cioè più vicino, non so, non capisco, mi chiedevo perché, come dire, Vigevano, ma capisco. Ma no,